Non ne posso proprio più di questa barba. E quindi voi, mentre mettete i like, perché a 6.000 like, e non so perché ho le cuffie, arriva un altro episodio, io vado a farmela. Quindi, ragazzi, qui sotto, 6.000 like, nuovo episodio entro 2 giorni. Arrivo subito, vado a farmi la barba. Eccomi tornato, così va molto meglio, anche se sembro molto molto più giovane, ma almeno ho una faccia. Avete lasciato i 6.000 like per la barba in diretta? Non si era mai vista la barba in diretta su YouTube Italia, specialmente in una carriera natore bella come quella della Juventus. C'è il Benfao da andare a sfidare, c'è Renato Sanchez che vuole far vedere che è il più forte di tutti. E tra l'altro è proprio un ex della partita. Insieme a Cristiano Ronaldo, la Juventus ha forte tinte portoghesi, ma questa volta dobbiamo buttarli fuori. Bianco-nero per noi, rosso e bianco per loro. Attenzione, perché si sfidano due squadre veramente veramente sfortunate in Europa. Potrebbe succedere di tutto. Ah, vecchio e caro Bela Guzman. La prima ovviamente si gioca là, si gioca in Portogallo. E guardate che bello lo stadio. Guardate, è tutto, tutto rosso. Ma quest'uomo, vorrà dire, quest'uomo, mamma mia, non c'ho neanche più gli aggettivi per descriverti, Paolo. Campeão, compare sulla loro maglia. Vediamo se sono più forti gli italiani o se sono più forti i portoghesi degli italiani. Héctor Bellerin, che vuole scattare subito a cercare Cristiano Ronaldo. Tocca il suo primo pallone, addirittura in Portogallo. Renato Sanchez allarga su Alexandro. E adesso arriva Martial, che vuole puntare l'area. Dentro per Alexandro. Zona tiro per lui e il suo mancino, Ederson. Attenzione perché Chiellini chiama l'azione offensiva. E allora Dybala gli dice: stai lì, Giorgio, prova a giocarla. Chiedi l'1-2, proponiti, fai gioco per Alexandro. Andrò la palla, no, Martial, ho schiacciato il pulsante sbagliato. Attenzione perché Ronaldo vuole scattare, bellissima palla che gli dà Kanté. Ronaldo davanti a tutti, Ronaldo la può mettere giù, Ronaldo può far valere il suo fisico. Alta sopra la traversa. Dybala che taglia dietro, è la palla che arriva proprio a Renato Sanchez, l'uomo più atteso, l'uomo fischiato. Dybala da fuori con il destro addirittura. Dybala dentro così per Arturo Vidal, che va a verticalizzare su Ronaldo, che è l'uomo più avanzato. E poi la palla bellissima per Martial, che può andare via in velocità. Il difensore non riesce a contenerlo. Ancora Martial che tiene la palla. Palla recuperata proprio da Dybala, dentro per Kanté, allarghiamo, fuori per Bellerin, e poi dietro per Renato Sanchez, e poi dentro per Dybala, e poi Dybala la ridà Renato, che la stoppa e prova il tiro Renatone. La palla che è ancora la Martial, mamma mia, un assedio continuo e improponibile. Martial, che fucilata! Dybala recupera il pallone, dentro per Ronaldo, si appoggia così a Martial, che si appoggia a Vidal, e poi può andare da Dybala, libero, non riescono a contenerlo Paolo Dybala quando parte, è la sua posizione. Ronaldo che cosa fa in mezzo? Perché ci ha impedito di tirare? Ora Ronaldo, dentro per Martial, la palla è bellissima, Martial può portarci in vantaggio, come sta facendo, sempre con più frequenza, ma per fortuna che l'abbiamo comprato, perché Cristiano Ronaldo non è più quello di una volta, nonostante l'ennesimo assist, perché in questo momento sta facendo solo dei passaggi decisivi, ma Martial sta segnando dappertutto. E Arapica è forse uno degli acquisti più importanti a gennaio mai fatti da una squadra. Grandissimo Antonino Martial, anche in Champions. È il suo 7° gol, il primo con noi. Dybala, ancora Dybala, che si appoggia con il tacco a Cristiano Ronaldo. La palla di ritorno, ancora Dybala, ancora Ronaldo, e ancora Ronaldo, e ancora Martial. La palla che arriva a Dybala, e adesso Martial può partire, anzi no, viene messo a terra. E allora Dybala va da solo, ancora Dybala, trova Martial finalmente. Martial, 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 Martial. Non ci posso credere. Che gol da polli che abbiamo preso sul rimpallo bruttissimo. L'avevamo coperta benissimo. Guardate, Alexandro poi gli rimbalza addosso. E Audero prende probabilmente il suo primo gol. Non mi ricordo, ma credo che sia il primo gol subito da Audero. Al 45esimo, sul rimpallo del computer. Non ci posso credere, non ci voglio stare. Martial la gioca lì per Cristiano Ronaldo. Dentro per Arturo Dybala. Arturo Dybala chi è? Chi è? Arturo Dybala! Gol di Martial! La doppietta di Martial! E l'assist è di Arturo Dybala per il 2-1 in Champions League! Perché sbaglio i nomi? Cosa mi sta succedendo? Sto invecchiando! Entro un mese andrò a mettere i post su Facebook con scritto buongiornissimo caffè! Ma Martial la butta dentro per il 2-1 in Portogallo, in terra portoghese, che ci può garantire l'accesso al prossimo turno della Champions. Grande Arturo Dybala. Bellerin può spingere, può andarsene. Bellerin, 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 sempre più veloce, sempre lui. La mette sul secondo palo per Martial, che trova la tripletta.
la tripletta in Champions League, 9 gol in Champions League, 3 con la Juventus, 6 con Manchester United, ma veramente ha disintegrato Bigherin, non dargli un bacio, ha disintegrato il Benfica, solamente lui giocando da solo, ma sta veramente facendo una stagione strepitosa. Quel numero 22 è stato un acquisto che mi piace tantissimo, può fare tutti i ruoli, ma da attaccante rende al meglio. Calcio di rigore per il Benfica. All'85esimo minuto di gioco. Questa partita sembra non voler finire mai. Giusto? Perché ho sbagliato tasto e probabilmente Chiellini ha disintegrato la carriera a Carrillo. Audero, non vorrei mica prendere due gol nella stessa partita. Vuoi far vedere che cosa succede? Ok, dicevo, vorrei far vedere che Donnarumma non giocherà al suo rientro. Vero Audero? L'avevo intuita, ma è il 3-2. Attenzione, perché 3-2 può diventare una partita strana al ritorno. Possiamo veramente rischiare di andare fuori nonostante 3 gol in trasferta. Però attenzione, perché può succedere veramente di tutto. Attenzione, Juventus, devi cercare di fare qualcosa perché loro stanno attaccando e vogliono cercare il 3-3. E finisce qua con un brivido sopra la schiena di Audero, sopra la mia, sopra la vostra. Ma 3-2 è un risultato particolare. Martial va a prendere il pallone come Dybala l'altra volta. 1-0 del Napoli solo United è veramente un risultato inaspettato. E finalmente Nainggolan è pronto a tornare da noi e ci serve veramente. A centrocampo si è sentita la mancanza di Raja. Oh, non fatemi scherzi, la simulazione col Pescara deve andare a buon fine perché l'Inter è lì come un avvoltoio, sta solo aspettando che facciamo un passo falso che equivale alla nostra morte per venire a mangiarci. Pescara, non fare... L'1-1 non ci voleva. E adesso c'è la Coppa Italia, la semifinale con il Napoli, ma chissà cosa avrà fatto l'Inter. Io comunque mi chiedo ancora come sia possibile che mi facciano perdere con il Bologna, pareggiare con il Pescara. Cioè, succedono delle cose che non si sono mai viste nei campi di calcio. All'Inter ci penseremo poi, perché adesso, terminato l'allenamento, andiamo a giocare la semifinale, il che vuol dire che ci avviciniamo sempre di più al primo trofeo della stagione, che potrebbe essere la Coppa Italia. Il Napoli è un avversario ostico, mi fa sempre male in Coppa Italia. Nainggolan, Thiago Silva e Donnarumma, dovete riprendervi. Napoli-Juventus si gioca al San Paolo, la prima partita, quindi bisognerà fare tantissimi gol già da oggi. Ronaldo si appoggia così a Martial, ancora Ronaldo che prova a partire, Martial che prova a tenerla, la palla dietro per Cristiano Ronaldo, ma Koulibaly è più veloce, è più fisico e più tutto. Vidal recupera un gran pallone, poi si appoggia proprio ad Arturo Dybala, e ancora Arturo Dybala, ma perché mi viene da dire Arturo Dybala? Martial, Paolo, perché sei diventato Arturo? Dybala, dentro così per Cristiano Ronaldo, attenzione, Ronaldo si può girare, e da lì può far partire il missile, che becca l'incrocio dei pali! Non ci sta, ci stava il gol! N'Golo Kanté, dentro per Dybala, largo per Renato Sanchez, ma c'è uno ancora più largo che è Alexandro, ed è un treno e può andare, ma si ferma un secondo, dentro ancora per Renato, attenzione che arriva Dybala, sul secondo c'è Ronaldo che si smarca, proprio perché Dybala gli ha portato via l'uomo, ancora Ronaldo, per Dybala e c'è il gol, e c'è la Dybala mask, e possiamo esultare, finalmente, con Ronaldo ancora, decisivo per il passaggio, se lo sta facendo giocare è solamente per questo, perché Martial e Dybala continuano a buttare dentro il pallone e Ronaldo continua a passargliela, fra un po' arretro ancora di più la sua posizione, metto Dybala a fare la punta e Ronaldo a fare il trequartista, tanto l'assistman è sempre Cristiano, e addirittura Dybala con il destro, ho visto bene? Eh sì, ha tirato proprio con il destro, e col destro che non usa neanche a scendere dal letto, neanche a salire sull'autobus, Dybala riesce a trovare il gol del vantaggio al San Paolo, e non era assolutamente facile. Attenzione perché il Napoli non ci sta, e c'è Zielinski che prova a riaprirlo immediatamente, la palla che torna ad Insigne, che aspetta largo, ancora Insigne, la palla che può essere sua, e riusciamo ad uscire così, riusciamo ad uscire con Vidal, e adesso devi steccare Insigne, non devi permettergli di fargli fare il cross, va bene, prendi il fallo. Hamsik batte una punizione interessante, Vidal la mette fuori, Renatone ci può arrivare con la punta del piede, invece la palla che torna ad Insigne è pericoloso, no. Il 45esimo minuto di gioco, Napoli 1, Juventus 1, gol di Lorenzo Insigne. Un gran bel gol su una punizione che forse ho regalato con troppa sufficienza. Insigne da lì non sbaglia. Ronaldo, dentro così per Arturo Dybala. Ma perché lo chiamo Arturo Dybala? Perché? Perché? Ronaldo, serve Martial, che serve Dybala. Attenzione, Dybala adesso è molto più vicino a Martial e può lanciarlo con queste invenzioni clamorose. Martial ancora in area, va bene così. Ronaldo, Dybala, Ronaldo. E poi dentro per Martial. Bellissima palla. E allora vedete che Ronaldo lì è il suo ruolo?
Attenzione, perché Giaccherini è ancora qua, pericoloso. No, 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 il 2-1 del Napoli. No, il 2-1 di Insigne al 74esimo. No, ancora il Napoli in vantaggio nella semifinale di Coppa Italia. No, sempre contro di loro. Perché tutte le volte che incontro il Napoli in semifinale di Coppa Italia, che è l'unico trofeo che non ho ancora vinto con una squadra italiana, devo perdere? Perché? Il triplete non si fa senza un trofeo, ragazzi. È impossibile fare il triplete con due trofei. E lo so benissimo per la Juventus, anche se la Coppa Italia è forse l'unico trofeo che riusciamo sempre a portare a casa senza problemi o difficoltà. Ancora Dybala, buona posizione di tiro. Kanté, largo per Vidal. Vidal vede il taglio di Martial, lo serve, ancora Martial in area, da lì Martial può fucilare Sommer. La palla che è ancora buona, la mette dietro Alessandro. Calcio d'angolo, cambio anche il tiratore, la batte Paolo ad uscire. Così, bellissima palla, la mette sul secondo per Pellegrini, che la mette in mezzo per il tacco di Jimenez. Sommer non trattiene, la palla che è ancora qua, Pellegrini va largo da Sanchez, dentro per Martial che prova a girarsi per il tiro. Martial messo giù, non c'è fallo. Piazza, dentro per Martial, si appoggia Dybala con un pallone orrendo, infatti la palla arriva a Giaccherini, che però Pellegrini va a prendere e riprende ancora una volta Giaccherini. Lasciamo battere a Chiellini, intanto metto l'attacco totale, la palla giocata corta per Pellegrini, c'è Kanté, proviamo ad andare larghi, da Martial, ancora Martial, prova ad andare, Martial vuol mettere il pallone in mezzo, c'è Dybala a saltare, ma Sommer esce benissimo. Abbiamo perso 2-1, è il Napoli che esce vincitore dal San Paolo e può festeggiare, però non credo che sia finita qua, ci sarà un ritorno a giocare, giusto? Mi auguro di sì. Eccola qua, il 10 di aprile. Ragazzi, arriviamo immediatamente a 6.000 like. Se arriviamo a 6.500 mi piace, il prossimo episodio avrà addirittura 3 partite giocate. Sassuolo, Inter e il ritorno con il Benfica. Tutto da vivere dopo un 3-2 emozionante. E poi c'è il derby e poi c'è il ritorno a Genova nella mia Samp. Il ritorno in Coppa Italia con il Napoli, la Fiorentina, l'Empoli, ancora il Napoli, il Genoa e poi le ultime 3 partite del campionato. Ma dobbiamo andare avanti sia in Coppa Italia che in Champions. Quindi ancora tantissime partite da giocare con così poco tempo. Ragazzi, dobbiamo farlo in fretta. Muoviamoci. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, tantissimi pugni di pollice, tantissimi commenti qui sotto e non ho più la barba.